Dopo aver finalmente ottenuto dalle autorità sanitarie dati precisi sul numero dei positivi nella città di Palermo, abbiamo anche ricevuto l'indicazione che la curva dei nuovi positivi non accenna a diminuire, si mantiene stabile in lievissima crescita e questo porta le autorità sanitarie ad indicare al sindaco la necessità di adottare provvedimenti restrittivi. Pertanto ho prorogato per altre 2 settimane quei provvedimenti che avevo già adottato con riferimento alla settima circoscrizione, dove peraltro si è oggi chiusa per ragioni legate appunto alla pandemia, l'istituto dell'Arenella che procederà con la didattica a distanza. È un momento difficile, un momento nel quale in nome del diritto alla salute si viene chiesto di fare tanti sacrifici, ma occorre che il governo nazionale e il governo regionale si facciano carico non soltanto di chiedere il rispetto delle norme per il diritto alla salute, ma anche dei ristori ai tanti operatori economici che vedono le loro attività economiche certamente fortemente compromesse. Non possiamo consentire che ci sia violazione del diritto alla salute, ma non possiamo neanche consentire che si determini la fine economica di una città e di tanti operatori economici. Per questo l'appello a tutti è di rispettare le norme di sicurezza sanitaria, ma anche forte e fortissimo insieme agli operatori economici l'appello al governo nazionale, al governo regionale perché si dia una smossa e intervenga concretamente.